Una delle domande che più spesso ci viene fatta è quanto può valere, quanto può rendere il nostro immobile messo in affitto breve. Ecco, questo è determinato da vari punti. I quattro aspetti principali sono sicuramente lo stato e la vendibilità dell'immobile. Cosa significa per stato e vendibilità dell'immobile? Bisogna determinare quanto l'alloggio è ordinato e quanto sarà vendibile per il turista che poi di fatto dovrà fare la prenotazione per venire a pernottare. Dopodiché, un altro punto estremamente importante è la zona e punti vari strategici. Sicuramente il centro di un capoluogo sarà una posizione ottimale, o per esempio l'ubicazione a fianco a un ospedale, piuttosto che una grande fiera o altri centri appunto di interesse. Altro tassello fondamentale sono tutti i punti di comfort, quindi se l'immobile possiede un parcheggio personale e privato, se c'è banalmente una sauna o una vasca idromassaggio all'interno dell'immobile, ecco, questi sono tutti punti che sicuramente aumenteranno la possibilità di ricevere prenotazioni e quindi la possibilità di aumentare i nostri guadagni. Un altro punto molto molto importante è la grandezza della nostra casa. Se abbiamo un immobile che può contenere 6, 8, 10 persone, ovviamente si distinguerà dal mercato, poiché la maggior parte delle abitazioni può contenere in media 4-5 persone. Chiaramente queste sono solo delle indicazioni, poi per far funzionare al meglio il tuo alloggio e quindi l'annuncio bisogna fare un lavoro a 360 gradi fatto bene, che va ben oltre questi punti strategici. Per questo motivo sicuramente Immobilent potrà massimizzare la rendita del tuo immobile. Per scoprire quanto può rendere il tuo immobile grazie a un'analisi di mercato approfondita fatta dal nostro team, vai sul sito www.immobilent.it e clicca sulla valutazione gratuita per scoprire subito quanto può valere.